Bene, allora possiamo. Mi sentite? Possiamo cominciare questo pomeriggio dedicato a questo, diciamo, alla presentazione di questo libro su Matteo Vinzoni. Che si articolerà in questo modo. Avremo il piacere di avere qui con noi il comune di Bonassola, il comune di Levanto, rappresentati dall'assessore il pomeriggio continuerà con due interventi della professoressa Luisa Rossi e di Carlo Alberto Gemignani dell'Università di Parma. Dopodiché ci sarà un breve intervallo, un breve break, e io leggerò l'intervento dell'autrice del libro A passi andanti, che è, diciamo, l'oggetto di questa presentazione, perché purtroppo non è potuta intervenire in quanto ha un grosso problema di salute del marito che è stato ricoverato, e quindi ha mandato il suo intervento, e quindi proseguiremo con la discussione, che spero sarà vivace. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate, ci organizziamo. Allora, io sono l'assessore alla cultura Lavaggi, Federica Lavaggi, e sono qua per salutare principalmente, per dare i saluti del comune e per dirvi che vi ringraziamo tanto di essere venuti oggi e per l'organizzazione di un'iniziativa di questo tipo. Potreste avvicinarvi un microfono, che qua non si sente niente, oppure potenziare. Scusate, ora mi sentite? Ok, dobbiamo un po' mettere a posto, no, le cose anche in corso d'opera. Niente, comunque vi ringrazio tanto per essere venuti oggi, una giornata cui tenevamo appunto di riuscire a fare per bene, anche con le vicissitudini che si sono susseguite, che Rossella come al solito ha cercato di mettere, insomma, un po' in ordine con difficoltà, però ci siamo riusciti. La giornata per noi era importante perché riconosciamo appunto come molto importante per il nostro territorio la figura di Vinzoni. In comune abbiamo molte cartine appese, diciamo, a scuola si studia fin dai primi anni delle elementari, e quindi è una figura a cui siamo molto legate, insieme ad altre come da Passano e da altre, che diciamo è stato molto importante per la storia della Liguria tutta, e in particolare di Genova, e della, diciamo, la configurazione della Liguria anche come la conosciamo dal punto di vista strutturale e urbanistico. Non sto io qua a descrivere le gesta di Vinzoni perché non è il mio ruolo, ma il mio ruolo è quello di dire che come assessorati alla cultura dobbiamo essere assolutamente attenti alle eccellenze del nostro territorio, passate e speriamo presenti e future, e dobbiamo dargli spazio proprio nel ragionamento e nel riuscire a modernizzare concetti che sono arrivati dal passato ma che sono ancora tuttora molto validi e che debbono essere sempre portati avanti anche nel rispetto dell'ambiente, della zona in cui viviamo, che è bellissima e tale deve rimanere. Quindi vi ringrazio tanto sia per la presenza dei relatori, mi dispiace moltissimo per l'autrice che, insomma, speravamo potesse venire. Vi ringrazio per la presenza, ringrazio l'ospitalia per averci dato gli spazi, e ringrazio Rossella, senza la quale nulla mai ci sarebbe. Grazie. Nel senso che, prego. Allora, penso che mi conosciate quasi tutti. Sono Graziella Cipollini, sono l'assessore alla cultura del comune di Bonassola. Naturalmente sono molto onorata di rappresentare il mio comune qui, perché Matteo Vinzoni, comunque, anche se nato a Montaretto, è un bonassolese. Ringrazio anch'io tutti voi di essere presenti e spero che possiamo fare tante cose insieme in futuro. Grazie. Grazie.
Allora, diamo il via, diciamo, a questo pomeriggio di studio. E è una presentazione un po' diversa dal solito, diciamo così. Il libro di Clara Cipollina, come poi vi sarà illustrato dai relatori, ha avuto una genesi particolare. Si tratta della ripresa della sua tesi di laurea che aveva fatto con Massimo Quaini, e dopo molti anni, ed è tutta una genesi molto particolare. Questo libro ha come protagonista, come ha sottolineato Luisa Rossi, Matteo Vinzoni, però ha anche un ispiratore molto presente che è Massimo Quaini, che ha studiato, che è il maggior studioso di Matteo Vinzoni e che ha avuto grande importanza non solo per la geografia ma soprattutto per questo territorio. Io, per introdurre, diciamo, un attimo questo argomento però su Matteo Vinzoni, vorrei leggere un brevissimo brano del Salto dell'acciuga di Nico Orengo, di origine ligure, di origine, diciamo, del Ponente, giornalista, scrittore, una personalità abbastanza eclettica, e nell'edizione che è stata ripubblicata da Einaudi nel 2019. Marenca era la strada più famosa che, partendo da Limone, portava al mare di Oneglia e Porto Maurizio. La Marenca non era solo un'importante via commerciale, ma una linea di confine fra Tenda dei Savoia e Pieve dei Genovesi, dove c'era il capitanato. Luoghi di litigi e ambiguità. Per cercare di ovviare dissidi e faide, venne messo in campo un cartografo, il colonnello Matteo Vinzoni. Aveva il compito di rilevare e definire confini. Viaggiava a dorso di mulo, con una sacca piena di carte e matite colorate. Disegnava mappe, geografie, rilievi del terreno, ciuffi di mortella, rami di castagni, rocce e ciottoli. Quando era abbastanza svelto, anche macchie di neve. Matteo Vinzoni girava a dorso di mulo, disegnando strade ufficiali e strade proibite. Disegnava gli sconfinamenti fra uno stato e l'altro, fra una proprietà e l'altra. Chiedeva ai pastori perché avessero dismesso una strada regolamentare per tracciarne un'altra di loro comodo, non di loro pertinenza. Chiedeva, puntando la matita, perché se ne andassero qui e là come se fossero uccelli o nuvole. I pastori indicavano gli zoccoli delle pecore, delle capre, dei buoi, delle mucche, le impronte dei cani. Erano loro a fare la rotta, a cercare le correnti di terra. Prima del Vinzoni era passato per Maria Groppallo, che viaggiava con un servitore, molta carta, pennelli, colori e 3 cavalcature. Il genovese Vinzoni correggeva i tracciati di Groppallo, mentre il cartografo sabaudo Francesco Gallo, con una gomma in mano, sorvegliava e giudicava. Era il 1729. Ma al Vinzoni, oltre a tracciare rette, curve, diagonali, che il Gallo osservava con occhio vigile, tocca vedere stuoli di frosadori che contrabbandano il sale. A sera, in qualche scomoda locanda, appunta: il trasporto dei sali da Mentone si fa da sfrosadori nella seguente maniera, cioè da Mentone a Castiglione, e da ivi un tiro di fucile lasciano la strada che porta a Sospello e ne prendono un'altra, con la quale lo schivano però di poca distanza, come per Breglio, e dopo poco entrano nuovamente nella strada che continua a Fontano, ove pernottano, scaricano i muli, uniscono le some e fanno corpo di guardia. Si è osservato che saranno 60-70 assieme, armati di fucile e pistole. Si ha notizia che diano qualche denaro al prefetto Milone di Sospello, a ciò ignori il loro passaggio.
Più Vinzoni riportava strade sulle sue carte e più si accorgeva degli innumerevoli fori esistenti nella rete del sale che le autorità cercavano di stendere. Gli sprosador se ne facevano beffe dei corridori e dazieri. Come talpe scavavano sentieri impossibili, come equilibristi percorrevano creste spericolate, si facevano uccelli fra una valle e l'altra. I conti dello Stato a fine anno non tornavano. Ecco, questo è non è un romanzo, è un libro molto particolare che in realtà insegue, diciamo, è come un percorso, insegue dalla Liguria, diciamo, le rotte dell'acciuga, nel senso che l'autore, Orengo, insegue un po' questo percorso che poi porta alla nascita di una ricetta, che è la bagna cauda. Quindi mi ha molto interessato perché così c'è questo accenno su Matteo Vinzoni. Ecco, e adesso io darei senz'altro la parola a Luisa Rossi dell'Università di Parma, che ha seguito moltissimo il libro di Clara Cipollina, come ci racconterà lei stessa. Grazie. Grazie, mi sentite bene? Grazie di essere presenti, a tutti presenti. Ringrazio le signore assessore di aver portato il loro saluto. Ringrazio Rossella di avermi coinvolta in questa iniziativa e dico subito che sono molto contenta perché ho frequentato molto Levanto in un altro momento della mia vita e mi piace molto Levanto e abbiamo fatto tante iniziative all'epoca di Quaini, ricerche, studi su questi posti e anche quando Quaini partecipava al piano regolatore stendendo quella bella introduzione al piano urbanistico, cioè il lavoro preparatorio, la descrizione fondativa che ci è rimasta, non edita e magari potrà essere, sarà possibile forse farne qualche cosa. Abbiamo con Carlo Gemignani è il mio giovane collega e più giovane collega, giustamente, siamo tutti e due finiti a Parma, anzi io sono di ritorno giustamente in pensione, però siamo tutti e due rigorosamente liguri, io spezzina, lui genovese, e quindi amiamo molto questi posti e fare qualche cosa per la cultura di questi posti, per il territorio di questi posti. Dunque, il libro di Clara Cipollina è il risultato di un lavoro scientifico e appassionato. Scientifico perché è risultato di lunghe ricerche d'archivio effettuate con metodo rigoroso, appassionato perché se è quasi sempre vero che uno studioso prova sentimenti di empatia verso l'oggetto dei propri studi, in questo caso tale empatia è forte e dichiarata. Infatti, Clara pubblica dopo molti anni, come diceva Rossella, il lavoro della tesi di laurea su Matteo Vinzoni, laurea discussa nel 1971, 50 anni. La ricerca fatta allora con grande acribia, va ricordato che le tesi di laurea di allora corrispondono oggi, anche dal punto di vista giuridico, a tesi di laurea specialistica. E il lavoro fatto non ha perso pertanto oggi il suo valore, trattandosi di un'indagine su documenti storici che sono quelli che sono, non superati dallo scorrere del tempo. Gli archivi, la documentazione non cambia con le mode. Semmai, ed è l'appunto che da recensora anche un pizzico rigida come bisogna fare, posso fare al lavoro di Clara, qualche elemento di superamento lo si può trovare nella letteratura teorico-critica
che ha interessato gli studi storico-cartografici negli ultimi decenni, letteratura che compare appena nella bibliografia del volume. D'altra parte, va anche riconosciuto che gli studi critici più recenti sono uno sviluppo di tendenze interpretative già avviati negli anni in cui Clara Cipollina faceva la sua tesi, e quindi le basi sono contemplate. Va anche riconosciuto che Clara Cipollina non mi pare si sia voluta proporre l'obiettivo di inserirsi nel dibattito critico contemporaneo relativo alle scienze cartografiche. Mi dispiace che in questo momento la signora Canale non sia presente, perché so che è, diciamo, una delle persone che più spingono per la valorizzazione degli studi cartografici e geografici in questo territorio, no? Ah, ecco. Nominata, sta arrivando. Allora, dicevo che Clara Cipollina non mi pare che si sia voluta proporre l'obiettivo di inserirsi nel dibattito critico contemporaneo relativo alle scienze cartografiche, ma più giustamente quello di non lasciare per sempre nell'oblio il buon lavoro fatto su un personaggio come Matteo Vinzoni. Vinzoni, infatti, è nell'ambiente della cultura territoriale ligure un personaggio molto noto e importante per la nostra storia. Basta digitare il suo nome su Google e non c'è piccolo o grande comune da Ventimiglia a Sarzana che non faccia ricorso alle sue mappe, non fosse altro a scopo illustrativo, come non sono pochi gli studiosi che a livello locale muovono dalle sue carte per scrivere pezzi di storia delle loro realtà. Tuttavia, dopo l'ondata di interesse suscitata a livello di ricerca qualche decennio fa, nel periodo in cui Clara Cipollina faceva la sua tesi, ma anche dopo, più recentemente grossi lavori su Vinzoni non mi pare ne siano comparsi. Questo libro è dunque importante per i suoi contenuti, prima di tutto, e perché costituisce lo stimolo a riprendere un discorso interrotto. Dunque, anche per questo Clara va ringraziata, insieme alle istituzioni che hanno sostenuto economicamente la pubblicazione. Dicevo di discorso interrotto. Insieme ad altri che non sto a citare, se non limitandomi alla figura di Agostino Vinzoni, purtroppo non presente, che non è stato soltanto discendente di Matteo, ma che ne è stato esso stesso studioso. Abbiamo partecipato insieme, Agostino Vinzoni era dei nostri, come del resto Carlo, un dizionario sui cartografi liguri che era parte di un grosso progetto nazionale sui cartografi italiani. E Agostino Vinzoni aveva partecipato con le sue schede sul proprio AVO. È noto come il più importante autore che si è occupato di Vinzoni sia stato Massimo Quaini. Si pensi a tanti articoli, compreso quello uscito nella monumentale History of Cartography promossa dalla Chicago University, un volume del 2007 relativo ai cartografi settecenteschi. Si pensi alla pubblicazione della pianta delle due riviere, detto Atlante di Sanità, con una bella introduzione appunto di Quaini, e la riproduzione anastatica dell'intero Atlante. Siamo nell'83. Esso faceva seguito a un'opera precedente, non di Quaini in questo caso, il cosiddetto Atlante dei Domini, realizzato nel 1955 dalla Compagnia Imprese Elettriche Liguri, la fatidica Celi, compagnia che aveva finanziato questo volume in occasione del cinquantenario della società. Quaini diceva
che tali opere conservate in originale presso la Biblioteca Berio di Genova andavano oggi ripubblicate, avvalendosi delle nuove tecniche di restituzione delle immagini che ne permetterebbero la visualizzazione perfetta. Allora le tecniche nel 55, le carte non le possiamo vedere belle come perfette come potremmo fare oggi. Mi si conceda una digressione. Perché allora gli enti pubblici erano interessati a partecipare ad operazioni culturali anche onerose, con discreti investimenti, a differenza di oggi? Bisogna dire che non è il caso di questi assessori che hanno consentito l'edizione di questo libro, del libro di cui parliamo. Si tratta di un impoverimento dei fondi da dedicare alla cultura o della crisi del libro a stampa a fronte dell'avanzata massiccia della fruizione del mezzo informatico? Non è escluso che sia il cane, il solito cane, che si morde la solita coda. Del resto Umberto Eco definiva il libro uno strumento indispensabile al pari della ruota e del cucchiaio, e che lo scarso incoraggiamento dato alla carta stampata ne sia una volta, a sua volta, causa della crisi. Con forme di resistenza eccellenti, come dimostra il successo al Salone del Libro di Torino, per dirne una. Ma ritorniamo alle due categorie che hanno accompagnato il lavoro di Clara Cipollina: scientificità e sentimento. Il giovane professore Massimo Quaini è stato appunto il maestro di Clara, il relatore della sua tesi, e questo ha inciso sulla qualità scientifica e della ricerca dell'attuale volume. Quaini è stato anche colui che tanti anni dopo ha incoraggiato una Clara ritrovata a riprendere in mano l'antico lavoro a fini di pubblicazione. Si capisce, ma l'autrice non ne fa mistero, come in questo processo siano entrati in campo memorie, forse nostalgie del tempo dell'università, e più recentemente il dispiacere del decesso di Quaini, che non ha fatto in tempo a vedere il volume stampato. Clara non fa mistero di tutto questo, tanto che nel suo libro parla di Vinzoni come del nostro Matteo, suo e di Quaini. Ed è così che ne è uscito un libro, come dicevo, molto molto umano, lo vedrete. Ma entriamo brevemente nel merito del volume. Dopo la pagina introduttiva sulla genesi del libro, esso si sviluppa in 8 capitoli che intrecciano la biografia di Vinzoni con attenzione alla sua formazione, sulla quale hanno influito gli insegnamenti del matematico e architetto militare Giovanni Bassignani, bresciano spostatosi a Genova, e poi la scuola del padre Panfilio, a sua volta cartografo della Repubblica. Cipollina intreccia la biografia di Vinzoni, dicevo, con la produzione giustamente del cartografo. Cucendo ricostruzione teorica e belle tavole e lunghe citazioni con le quali fa parlare direttamente i documenti e Vinzoni in prima persona, Clara ci introduce con vivacità nei fatti e nello spirito del tempo. Sulla domanda vale la pena di soffermarci subito. Chi è un cartografo? Un topografo dell'epoca di cui si tratta? Chi è un topografo dell'epoca di cui si tratta? Andiamo oltre la definizione tecnica banale. Cartografo, il topografo, l'uomo che disegna le carte, e soffermiamoci un momento sui due poli legati indissolubilmente, l'uomo e la carta. Perché, va subito detto, più che mai nell'epoca di cui stiamo trattando, è distrutta la concezione della carta come dispositivo oggettivo in quanto prodotto di misurazioni, dominio dell'esattezza, la carta come tale non c'è più. Non siamo più convinti che la carta sia quel documento appunto dell'esattezza
che ci è stato venduto soprattutto nei primi anni dell'università, di chi come me ha una certa età. E non solo la carta non la riteniamo più esatta perché i metodi di misurare cambiano con le culture e con la storia, ma perché, come ormai riconosciuto, ogni prodotto umano porta il segno del suo autore. Dunque, tanto più un prodotto così magnificamente ambiguo come la carta, che per sua natura è matematica e disegno artistico, metro e pennello. Non a caso troviamo nella storia della carta la metafora del romanzo, il romanzo topografico di cui parlano certi antichi topografi sette-ottocenteschi. Dunque l'uomo Vinzoni, riflesso nelle sue mappe, i saperi acquisiti, il legame alla patria che è questa in cui siamo oggi, Montaretto e Levanto, da cui non siamo mai voluto trasferire nonostante le missioni. Italo Calvino, lo conoscete bene, ha scritto: i Liguri sono di due categorie, quelli attaccati ai propri luoghi come patelle allo scoglio, che non riusciresti mai a spostarli, e quelli che per casa hanno il mondo e dovunque siano si trovano come a casa loro. Ma anche i secondi, e io sono dei secondi, tornano regolarmente a casa, restano attaccati al loro paese non meno dei primi. E dunque, Vinzoni, sempre in giro per la Liguria, ma una patella. Non ha mai voluto trasferirsi a Genova, stabilmente, perché in questo suo studio, che doveva essere lo studio delle meraviglie, pieno di carte, colori, si trovava a disegnare molto meglio di come era costretto a fare quando doveva prendere i suoi punti, fare i suoi disegni direttamente sul territorio, sui luoghi. Le missioni lo portano in ogni angolo della Liguria e queste missioni sono la sostanza della vita di Vinzoni e del libro di Carla Cipollina, che non a caso ha dato come titolo al suo lavoro A passi andanti, espressione che evoca il procedere instancabile di chi cammina e con i suoi passi compie la prima misurazione dei luoghi da tradurre nella carta, per poi completarla con misurazioni più esatte. Sono carte destinate a difendere i confini, a progettare strade, ponti, acquedotti, a contrastare il contrabbando, quello del sale per esempio, di cui ci parlava Rossella con Orengo, a dirimere questioni di confine e molto altro, perché il territorio è il teatro di ogni azione, in pace e in guerra. Un procedere minuzioso che coniuga disegno e scrittura, perché la documentazione prodotta da Vinzoni, analizzata dall'autrice, non è soltanto figurativa. Gli scritti prodotti da Vinzoni nel corso delle missioni sono anche scritture di viaggio, ricche di annotazioni che aprono squarci illuminanti sulla società del tempo. Si pensi per esempio alle infinite questioni confinarie che contrappongono i montanari fra Repubblica di Genova e Stato Toscano, per esempio. Perché? Per il diritto ai poveri di campi da coltivare, per cui colui che era chiamato, lì erano litigi, se i campi passavano a Genova erano i cittadini di Liguri a poter usufruire del prodotto di quei poveri campi. Quindi colui, il cartografo proprio, che era chiamato a stabilire il diritto e necessariamente scontentando una delle parti, i cittadini erano invogliati a prenderli a sassate. Si pensi a descrizioni, per esempio della Corsica, che sono vere e proprie coreografie. Insomma, il libro di Carla Cipollina, essendo lo specchio del mondo che non c'è più, ma che è un mondo che è nel DNA di quello, del mondo in cui ci muoviamo oggi. Il libro ha la forza di un film storico, fedele e commovente. A me una lucida commozione viene in particolare davanti alle mappe. Le descrizioni sono magnifiche, ma davanti alle mappe, perché la mappa ha il potere di visualizzare quello che non poteva essere fatto prima dell'invenzione della fotografia.
E se veniva fatto attraverso il disegno vero e proprio pittoresco, erano comunque gli stessi topografi a farlo. Quindi questo vedutismo cartografico che abbiamo il piacere di studiare, che ci ha permesso di vedere, di portare fuori anche dagli archivi parigini della documentazione meravigliosa, ecco, quello che è questo che mi commuove a vedere questa Liguria perduta, valli, boschi, insediamenti obbedienti alle leggi della natura. La casa esposta al sole, perché l'uomo obbediva alla natura, non la forzava più di tanto. La casa esposta al sole perché è quello che ci darà il calore d'inverno, che darà il calore d'inverno. Il torrente che segue l'andamento delle forme del suolo, le spiagge come il mare e le rocce le fanno. Una Liguria magnifica nella varietà dei paesaggi, che neppure decenni di rapalizzazione o neologismo, che come Liguri non ci fa onore, hanno cancellato. Ho detto commozione lucida perché so bene che la nostra Liguria non poteva restare quella che vediamo nel libro di Vinzoni e che il libro ci racconta. E con un'ipotesi tanto inutile quanto anacronistica posso pensare che l'ingegnere Vinzoni di oggi progetterebbe forse gronde e terzi valici. Ma il libro di Carla Cipollina mette a nostra disposizione gli strumenti conoscitivi e, consentitemi l'aggettivo, affettivi, che ci consentono di avere meno fretta nel consumare quello che resta. Grazie. Niente, purtroppo abbiamo dei problemi tecnici, quindi abbiamo computer troppo moderni. Aspetta, vediamo se facciamo un tentativo. Il computer un po' più vecchiotto. Guarda qua. Ah, non va bene questo? L'abbiamo già provato, ma non abbiamo la... Io c'ho il cavetto, eh? Sì. Vediamo. Ci siamo? No. No. Carlo vi aveva preparato un PowerPoint meraviglioso, pieno di meravigliose figure. Vabbè, che vi racconterò a voce, perché a questo punto... Il microfono però. Sì. Ah, vuoi venire qua? Sì, ragazzi. Mi sposto io? O io qui? No, va bene. No, manca la connessione di tutto. Grazie. Va bene. Siamo venuti con due computer. Non abbiamo... Siamo troppo avanti, come si suol dire. Ve lo lascerò, semmai ve lo posso spedire, così avrete un campionario, insomma, delle carte che abbiamo studiato sostanzialmente in questi anni. Io ringrazio intanto di questa presenza, lo ricordo. Sì, intanto grazie di questa bella occasione. Devo dire che il libro... Sì, ok, grazie. Sì, credo che si possa. Sì, sì, ma così mi sentite? Perfetto. No, devo dire che il libro di Clara Cipollina, insomma, mi ha risvegliato tanti ricordi, nonostante la professoressa Rossi mi abbia definito un giovane collega. Posso dire di essere ormai un collega diversamente giovane, nel senso che ormai sono anni che Vinzoni accompagna la mia carriera di studioso di geografia storica, di geografo storico e di storico della cartografia. Ecco, io nella presentazione che avevo preparato, diciamo,
avrei iniziato proprio dal momento che è stato ricordato di quel fondamentale cantiere di ricerca che è stato il dizionario dei cartografi italiani. Un progetto che abbiamo seguito io e Luisa a partire dal 2005 sotto la supervisione di Massimo Quaini, che era il coordinatore del gruppo Ligure. Un progetto di interesse nazionale che ha prodotto tutta una serie di schede, tra le quali la scheda relativa a Matteo Vinzoni e al figlio Panfilio, che potete tranquillamente insomma consultare in rete se siete interessati. L'indirizzo è digitaldisci.it. È un sito che fa capo al Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, che è un'associazione di studiosi che ha sede a Roma, di cui facciamo parte, che porta avanti gli studi di storia della cartografia in Italia. Diciamo, è uno dei centri principali che si occupa di studiare la cartografia. Perché si occupa di studiare la cartografia? Perché ci sono ancora tanti studiosi che si occupano di cartografia storica? Se ne occupano sostanzialmente da due prospettive. Una prospettiva più strettamente, diciamo così, interna, perché la cartografia storica ci dà quella che Edoardo Grandi, che è stato un altro grande protagonista della cultura ligure, uno storico che ha insegnato per tanti anni presso l'Università di Genova, definiva la coscienza sociale dello spazio. La cartografia storica ci restituisce, almeno in parte, ovviamente come ogni documento storico non va presa da sola una carta, ma va incrociata con tutta un'altra serie di documenti più o meno diciamo omogenei, ci dà però la misura di come società locali, le varie società che facevano parte di quel mosaico complesso che era la Repubblica di Genova, quindi questo stato pre-unitario, ancien regime, ci restituisce la cartografia, il modo in cui le persone, le genti vive, come per utilizzare un altro termine, preso a prestito da un grande studioso del paesaggio che è Emilio Sereni, organizzavano il proprio territorio e lo organizzavano da un punto di vista produttivo, lo organizzavano da un punto di vista sociale e attraverso tutta la messa in campo di saperi, di pratiche e di relazioni anche economiche che producevano un paesaggio. Producevano il paesaggio ligure, che lo sappiamo bene è un paesaggio ancora oggi ipercelebrato. Mi è capitato pochi giorni fa di fare il refero, il critico sostanzialmente per un articolo che è uscito, che dovrà uscire su una rivista internazionale che si chiama Geografiska Annaler, è una rivista svedese molto prestigiosa che analizzava il paesaggio delle Cinque Terre partendo dal nuovo film d'animazione della Disney, non so se l'avete visto, Luca, che insomma ha avuto il merito di far conoscere ulteriormente ad un pubblico internazionale e anche giovanile il paesaggio più tipicamente ligure, quello dei terrazzamenti delle Cinque Terre ed in generale del Levante ligure. Ora, senza entrare troppo nel merito poi dei problemi del paesaggio ligure, sappiamo bene come poi il dibattito sia vivo anche sull'impatto di un certo turismo internazionale su siti che comunque sono nati non per essere siti turistici, ma per essere sostanzialmente dei luoghi dell'abitare. Ma la cosa interessante è che il film si apriva proprio con una mappa,
Il film si apre proprio con una mappa che ricorda molto il linguaggio cartografico delle mappe 600-700esche e quindi anche quelle di Matteo Vinzoni. Una mappa che metteva in evidenza i caratteri non soltanto fisici ma anche percettivi, verrebbe da dire, del paesaggio stesso. Quindi erano rappresentati appunto i terrazzamenti, erano sono in parte rappresentati non soltanto i luoghi, ma la mappa, diciamo, non era una mappa, non è quella del film, dicevo, non è una mappa tecnica, è una mappa che attraverso anche l'utilizzo di particolari simboli che rimandano al linguaggio anche un po' così figurativo della cartografia, riportava ad una logica precedente alla cartografia tecnica che siamo abituati a maneggiare poi quando facciamo, ad esempio, quando collaboriamo alla stesura di un piano urbanistico. La cartografia di Vinzoni, e questa è stata forse il maggior contributo di Massimo Quaini, che ci ha appunto abituato a leggere queste carte guardando non soltanto agli aspetti più strettamente topografici, cioè alla esattezza o meno della carta, ma le carte di Vinzoni ci restituiscono un paesaggio vivo, un paesaggio che, diciamo, siamo in grado di decodificare attraverso il colore, attraverso i simboli. Ora, io purtroppo, appunto, vi avevo preparato una serie di immagini che immagino in parte conosciate già, di Levanto, prese dalle varie operazioni cartografiche, da alcune delle complesse operazioni cartografiche portate avanti da Vinzoni, e da un lato, appunto, sul versante interno della carta si coglieva l'evoluzione di un linguaggio, quindi dalle prime carte fatte sotto la supervisione ancora del padre, Panfilio Senior, in cui la prospettiva è ancora una prospettiva, una prospettiva che ricorda lo sguardo più tipicamente umano, cioè i versanti montuosi sono resi come una veduta prospettica. Quindi come esattamente li potremmo osservare, non lo so, se guardando la costa ligure da una barca, fino al ribaltamento di questa logica e all'approccio più strettamente zenitale, quindi il punto di vista, diciamo, ortogonale al suolo, che dimostra come poi gli anni in cui opera Vinzoni sono degli anni chiave proprio per la storia della cartografia. Si passa da una veduta, dalla veduta prospettica alla veduta zenitale. Il passaggio successivo sarà quello delle curve di livello, che tra l'altro la professoressa Rossi ha studiato lungamente nel corso della sua carriera, e siamo addirittura dal libro d'arrivo, tra l'altro, di un bellissimo volume che fa proprio il punto su questo momento chiave per la storia della cartografia, cioè quando il profilo montuoso diventa qualcosa di misurabile. Ecco, nelle carte di Vinzoni la misura la fa da protagonista, ma la fa da protagonista anche l'arte, la capacità di rappresentare il paesaggio facendo ricorso ad un linguaggio più strettamente pittorico, se vogliamo, ecco, se vogliamo un po' estremizzare. Quindi le varie carte topografiche o corografiche, quindi con la differenza carte topografiche nel senso di luoghi specifici e carte corografiche invece di porzioni di territorio più estese, prodotte da Vinzoni nell'arco della sua carriera, ci mostrano una Liguria fatta di borghi inseriti perfettamente in un contesto paesaggistico che è chiaramente agricolo, quindi dove i terrazzamenti sono accompagnati da gli orti murati, i giardini di agrumi, le ville che costellano tutta la costa ma anche diverse parti dell'entroterra che Vinzoni rappresenta. Nelle carte di Vinzoni troviamo spesso e volentieri delle operazioni che sono quasi simili a quelle catastali.
Due esempi su tutti: quando nel 1729 Vinzoni è chiamato a rappresentare le diverse custodie che fanno parte dell'acquedotto storico genovese, rappresenta le opere più strettamente funzionali alla circolazione dell'acqua, quindi ponti canali, ponti sifoni, mulini, filtri, ecco tutto ciò che serviva per approvvigionare d'acqua una città importante del Mediterraneo come appunto Genova. Ma poi non si scorda di rappresentare le colture che compaiono lungo il percorso dell'acquedotto, gli uliveti, in alcuni casi i castagneti, i rigui, cioè che utilizzavano l'acqua proprio per l'irrigazione, e i proprietari dei singoli appezzamenti. Quindi ci restituisce un paesaggio vivo anche proprio perché è un paesaggio che è, diciamo, appannaggio di chi il paesaggio effettivamente lo costruisce materialmente. Ci offre degli sguardi importanti per lo storico sulle grandi proprietà, ad esempio, del paesaggio stesso, le grandi proprietà agricole, le grandi appannaggio, ovviamente proprietà che fanno capo alle grandi famiglie notabili liguri, ma anche le singole, diciamo, case coloniche, le case dei manenti o dei mezzadri, insomma, per utilizzare un termine più parmigiano, in effetti più padano, che poi, diciamo, insomma, quindi le figure che materialmente erano responsabili della produzione di un determinato paesaggio. E poi ci restituisce tutta una serie, nelle carte Vinzoni, nelle sue carte, ci restituisce tutta una serie di simboli che ci restituiscono la vitalità del paesaggio ligure anche negli aspetti, in aspetti meno immediati. Ecco, io purtroppo non ve la posso mostrare, ma potete, diciamo, farlo anche privatamente, se cercate su Google la raccolta cartografica dell'Archivio di Stato di Genova, il portale, diciamo, cartografico che si chiama Topografia, mi sembra sia topografia.it, e cercate nel motore di ricerca Matteo Vinzoni o in questo caso 100 croci, se cercate Matteo Vinzoni vi compaiono oltre 300 carte digitalizzate che potete consultare anche con una buona risoluzione, ognuna delle quali è una scoperta per i contenuti interni alla carta stessa. Se cercate 100 croci vi compaiono tutta una serie di carte che Vinzoni e il figlio, Panfilio Vinzoni, producono negli anni 60, nella seconda metà degli anni 60 del Settecento, quando Genova e Parma si mettono d'accordo per costruire una strada carrozzabile che doveva collegare Sestri Levante a Parma stessa. Quella che poi diventerà la strada del Passo dei 100 Croci soltanto in età ottocentesca. Ecco, in quell'occasione Vinzoni produce una delle carte stradali più belle probabilmente del panorama italiano del Settecento, una carta progettuale, quindi Vinzoni è chiamata a progettare il percorso che avrebbe collegato Sestri Levante a Parma. E non si limita a darci tutta una serie di informazioni sulla morfologia del territorio, cioè una strada per passare, per attraversare una giogaia montuosa deve tenere conto della pendenza, dei tratti di pendenza, deve tenere conto dei luoghi di sosta che bisogna prevedere, perché le strade nel Settecento si percorrono a dorso di mulo. E quindi i muli più di tanta strada durante la giornata non possono fare, si devono fermare. Deve tenere conto delle condizioni climatiche, perché ci sono dei luoghi che d'inverno sono impraticabili e quindi la strada non si può, se si vuole percorrerla tutto l'anno, non la si può far passare da quel determinato luogo, bisogna cercare delle alternative. E poi nella carta stessa Vinzoni ci offre tutto il campionario di fruitori di una
di una strada settecentesca. Quindi la carrozza nobiliare con tanto di paggi vestiti alla turca che attraversa il ponte progettato di San Pietro Vara, il carro, il vero destinatario della strada, il carro carico di merci che in quel caso è rappresentato come fermo, ecco, forse qualcosina si vede, ma non so come possiamo, ecco, forse, quindi la carrozza che vi dicevo, la carrozza nobiliare, il carro con tanto di carrettiere che sta cambiando la ruota, perché le strade erano difficili da percorrere per i tir dell'epoca, lo spallone, cioè il portatore umano, che era una figura caratteristica della viabilità ligure del Settecento, tant'è vero che viene anche riprodotto in tutta una serie di raccolte di costumi tipici della Liguria, e lo stesso ingegnere geografo, cioè Vinzoni stesso, che si autorappresenta nel momento in cui dirige i lavori di costruzione del ponte con la sua divisa, quindi il suo abito blu col tricorno in testa, quello che poi tra l'altro troviamo evocato più di una volta nel libro di Clara Cipollina, con insomma in maniera molto efficace, ecco. E anche a leggere poi l'introduzione di Nico Rengo dal Salto dell'Acciuga, direi che proprio siamo in quel contesto. Quindi, oltre all'aspetto più strettamente storico, oltre all'aspetto legato alla storia economica, alla storia del paesaggio, a cosa servono? A cosa ci possono servire queste carte? Beh, ci servono ancora tantissimo, e anche per finalità più strettamente pratiche. Le carte di Vinzoni sono state al centro, proprio grazie all'intuizione di Massimo Quaini, di un cantiere di ricerca molto prolifico che è andato oltre lo studio più strettamente storico. Ecco, questa è la divisa del cartografo, questa è una ricostruzione nella carta, ho fatto, nella carta trovate la perfetta rappresentazione della divisa dell'ingegnere cartografo ligure settecentesco, raffigurata proprio quasi in miniatura, proprio con un'abilità proprio da cartografo. Beh, vi dicevo, le carte di Vinzoni non sono utili soltanto per ricostruire un passato che ovviamente non esiste più e non è più ripetibile, ma sono state il punto di partenza per tutta una serie di studi e di riflessioni che hanno interessato anche una scienza più tecnica come l'urbanistica. Proprio il recupero della logica percettiva, artistica, pittorica, non so come quale termine forse il più appropriato, qualitativa del paesaggio, che noi siamo in grado di recuperare proprio dalla logica cartografica di autori come Vinzoni, ma abbiamo perso nella cartografia tecnica attuale, è stato al centro di tutto un processo di recupero che ha portato all'utilizzo dei linguaggi cartografici, che apparentemente sembrerebbero superati, nella pianificazione territoriale contemporanea. Se anche in questo caso avete la pazienza di andare su Google e cercare piano territoriale della regione Puglia o piano territoriale paesaggistico della regione Toscana, vi accorgerete che alcune delle carte, dei valori territoriali e paesaggistici che sono stati proposte proprio per fondare questi piani urbanistici fondamentali per la pianificazione territoriale, riprendono proprio la logica che era tipica di Vinzoni. Con l'utilizzo del colore, l'utilizzo di espedienti tecnici volti a ricostruire proprio la plasticità del terreno,
terreno sono stati oggi recuperati dagli urbanisti e dagli architetti che si occupano di pianificazione territoriale proprio per riscoprire i valori del paesaggio e del territorio in un'ottica contemporanea, quindi di valorizzazione e di sostenibilità, ecco, visto che un'altra parola insomma di grande attualità. Ecco, la prima grande intuizione in questo caso è stata ancora una volta di Massimo Quaini, che proprio per nel citato documento preparatorio, la descrizione fondativa per il PUC di Levanto e Bonassola, aveva ideato tutta una serie, aveva ideato un archivio della cartografia storica vinzoniana relativa ai due comuni, proprio in un'ottica di recupero dei valori territoriali, recupero quindi del paesaggio, valorizzazione del territorio e soprattutto Massimo insisteva molto sulla volontà di restituire attraverso questi linguaggi cartografici molto più vicini alla sensibilità comune il territorio, la pianificazione territoriale alle comunità locali. E sottolineava come lo stesso Vinzoni, nella sua lunga carriera di ingegnere geografo al servizio dello Stato centrale, in questo caso della Repubblica di Genova, non abbia mai, sia nelle carte che soprattutto in tutta una massa enorme di documenti allegati alle carte, che sono poi quelli che danno valore anche alla carta stessa, non abbia mai scordato di sottolineare le ragioni delle comunità locali, anche quando queste entravano in conflitto con logiche molto superiori, che arrivavano addirittura alla diplomazia, a scontrarsi con problemi diplomatici di tipo internazionale per l'epoca. Quindi quando ci sono le controversie di confine che contrappongono la Repubblica di Genova con i Savoia piuttosto che il Granducato di Toscana, la capacità di Vinzoni era anche proprio quella di sottolineare come quella che a livello più alto erano delle questioni diplomatico-strategiche si traducevano però per le comunità locali, che quindi vivevano e abitavano il territorio, in problemi di sopravvivenza, verrebbe da dire, problemi dell'abitare, problemi dell'utilizzo di risorse boschive, pascoli e via dicendo, ma tutte questioni che poi andavano a incidere proprio sulla vita delle comunità locali. Quindi la proposta di Quaini era l'intuizione, forse una delle più grandi intuizioni del nostro comune maestro, perché parliamo di un maestro per me, per la professoressa Rossi e anche per l'autrice di questo bellissimo libro, una delle più grandi intuizioni è stata proprio questa, una cartografia che proprio adottando l'ottica di Vinzoni doveva essere non più soltanto uno strumento calato dall'alto con una logica tecnica, ma doveva tornare ad essere uno strumento di interpretazione dei luoghi. Ecco, mi sembra che questo sia il punto di partenza ineludibile che ci troviamo davanti a dover affrontare, e mi sembra anche la più grande eredità, che la parte più viva dell'eredità di Vinzoni, che dobbiamo sicuramente imparare a recuperare. Ecco. E mi fermerei qui e mi scuso ancora per i problemi tecnici che mi hanno impedito di... Ecco, allora a questo momento io direi che possiamo fare una piccola pausa di 10 minuti e assaggiare qualche prodotto che ci ha portato il cuoco di Levanto, e riprendiamo subito dopo con l'intervento che aveva preparato l'autrice, Clara Cipollina. Grazie. Ancora un piccolo momento insieme. A parte che non ci
ci sono alcune domande? Non abbiamo chiesto alla se fine, c'è. Alla fine. Sì, una bella discussione aperta, mi piacerebbe. Allora, fra la documentazione che Coaini ci ha lasciato, c'è un pezzo, un pezzetto di romanzo che lui. Ah, non è romanzo. Ah, devo leggere, scusa, la Cipollina. Scusate, niente. Praticamente io leggo l'intervento che aveva preparato l'autrice. È un intervento molto affettivo, appunto, molto legato al suo studio, a questo libro che riprende e riannoda tutti i fili con il suo maestro, che è stato Massimo Coaini, con la sua giovinezza anche, con i suoi studi, con la sua tesi. E è inframmezzato tra l'altro da alcuni brevissimi brani scritti proprio da Coaini. Mi impongo di non esordire con un mi spiace non poter partecipare. Voglio dire invece con forza che sono contenta che per accogliere il nostro Matteo, come lo definiva Massimo Coaini, la sua Levanto abbia organizzato un convegno tanto interessante. La sua vita, le sue svariate missioni e la ricca produzione cartografica sono condensati in un libro che tra mille intoppi e quindi non esattamente a passi andanti è arrivato al lettore. Ha visto la luce uscendo dagli archivi, dove spesso i documenti giacciono come sepolti nella cripta di un passato morto. È bello che ad accoglierlo siano il sindaco di Levanto e il sindaco di Bonassola, che nel periodo tanto difficile del lockdown si è premurato di far deliberare l'acquisto delle copie necessarie a garantirne la pubblicazione. E mi fa onore che ad argomentare sui temi vinzoniani e sul territorio siano due docenti di geografia storica. Grazie professor Gemignani e grazie professoressa Rossi, anche per avermi affiancata nella difficile fase finale, proprio come avrebbe fatto Coaini. Adesso leggo una parte che... La prima ad accogliere con entusiasmo il mio lavoro e a seguirne il percorso fu proprio, fa il mio nome, che speravo di abbracciare oggi. E magari faccio un piccolo inciso. È successo così. Teresa Lizza, che purtroppo non c'è più, mi aveva girato la mail di Clara Cipollina in cui proponeva la pubblicazione di questo libro. Me l'ha girata alla biblioteca. Io l'ho letta e subito ho detto non è possibile che questo libro non venga alla luce. Allora, percorsi vari di ricerca, eccetera, e alla fine il sindaco di Bonassola ha accolto e poi c'è stata la pandemia, quindi c'è stata una serie di altre difficoltà che non immaginavamo. Mi ha supportato e sopportato nel mio viaggio con il Vinzoni, organizzando oggi questo evento che ne celebra il ritorno nella sua terra. Mi verrebbe da dire, come ho fatto in altre occasioni, che a volte un'assenza è più significativa di una presenza. Ma è chiaro che in questo evento la pregnanza emotiva dell'assenza non scaturisce dalla mia, ma da quella di Coaini, che non ha potuto esserci come avrebbe voluto a presentare il nostro progetto realizzato. Sergio Micheli, autore della postfazione, studioso e amico di Coaini, presentando il libro a Gavi, sottolineò come questo fosse indissolubilmente legato ai suggerimenti dell'indimenticato maestro, con il quale l'autrice anni prima aveva promesso alla comunità gaviese un futuro approfondimento della sua tesi su Matteo Vinzoni. Promessa mantenuta, Coaini è idealmente con me e più concretamente in A passi andanti. Il progetto di rimettere mano alle tesi vinzoniane, infatti, risale all'anno 2009 e prende corpo dopo la presentazione del mio Le mani e la terra, un altro libro che ha scritto Clara Cipollina, che il professore desiderò commentare. Avvenne all'Enoteca Comunale del Gavi, nella calda serata del 21 agosto.
Lo ritrovai magicamente al mio fianco a commentare i racconti di mio padre, contadino mezzadro, la praticità di mia madre, impegnata in opere di creazione o di trasformazione, la frutta in conserve, il latte in burro, i petali delle rose in sciroppo. A riflettere sulla geografia del mondo contadino, la cascina, le colline piene di vigneti, per ricordare infine con emozione i suoi studenti, il modo di approcciarsi alla cultura di un'epoca in cui i maestri contavano. Erano passati più di 40 anni dal nostro argomentare sulla produzione cartografica del Vinzoni all'Istituto di Geografia Storica di Via Sarotti a Genova. Ci eravamo persi di vista. Io, infatti, dedicandomi all'insegnamento, lasciai Genova e il lavoro di ricerca appena iniziato e non ero diventata pertanto una geografa, come con affetto mi definì Quaini quella sera. E alla sua proposta di rimettere mano alla tesi, obiettai che ormai ero anziana, poco idonea. E qui un brano di Quaini. Questa sera però mi hai confermato che non mi sbagliavo sulle tue qualità quando ho avuto modo di conoscerti come studentessa. Mi procura un senso di dolce malinconia il pensiero che oggi, pur così cambiati dalla vita, torniamo a parlare degli stessi argomenti di allora, mi rispose. E con questa frase vinse la mia ritrosia. Nell'autunno successivo, in un altro incontro, stilò la traccia da seguire, affermando che non si sarebbe dovuto entrare troppo nel merito né delle produzioni cartografiche né delle singole missioni, cosa che susciterebbe solo l'interesse dello specialista o dello storico locale per la propria area, ma che occorrerebbe continuare a guardare, come tu hai fatto, all'uomo, alla persona e a tutto ciò che ruota intorno a lui. Insomma, la scommessa che abbiamo di fronte e che a me pare molto intrigante, dimmi se lo è anche per te, è non solo quella di dare una sorta di affresco del Settecento genovese attraverso la vita di un servitore dello Stato, ma anche quella di dipingerlo con i nostri pennelli, ma pur sempre attraverso gli occhi del Vinzoni. Che te ne pare? Ma se tu non mi aiuti portando avanti il lavoro nei termini che abbiamo detto, io da solo non lo farò mai e sarebbe perduta una bella occasione e un libro che sono certo sarà molto apprezzato. Per cominciare potresti mandarmi il file del primo capitolo, ci lavoriamo tutti e due e poi ce li scambiamo. Può funzionare? Questo è quello che scriveva Quaini. Mi sono dedicata al nostro Matteo, questa espressione molto affettuosa verso Vinzoni di entrambi, sia della Cipollina che di Quaini. Mi sono dedicata al nostro Matteo con calma, cianin cianin, come se stessi rimaneggiando fogliazzi con l'inchiostro scolorito, con la paura di sbriciolarli. Lo sguardo però era cambiato. Ora era quello di un anziano insegnante che cerca col rispetto l'uomo che palpita dietro il cartografo stipendiato, il figlio di Panfilio Vinzoni, il padre di Panfilio, il marito un po' deluso di Paoletta Gentile. Il viaggiatore instancabile e il lavoratore, sempre in attesa dei rimborsi delle spese sostenute nelle locande, dove suo malgrado deve soggiornare per la stesura dei tipi, dopo il lavoro in arena, sempre pressato dalla Serenissima. Quaini risponde subito ad ogni mia mail per assicurarmi che mi segue a distanza e che aspetta i miei capitoli, che raccoglie in una cartella per tirare le fila al lavoro ultimato. Nel fluire del tempo si ampliarono via sempre di più le pause del nostro comunicare sul Vinzoni, che ricordo di aver lasciato per un bel po' sui confini del Regno di Sardegna a litigare con l'ingegner Gallo, che in quanto cartografo dello Stato di Savoia poteva avvalersi di dispacci, far capo a un ministro degli esteri, fruire di un diplomatico che carpiva notizie segrete tramite l'aiuto di una rete di informatori e confidenti. Il Vinzoni invece agiva da solo, sulla base delle istruzioni di Genova, che lo sollecitava ad arrivare alla delineazione dei tipi. Poi sarà l'inverno particolarmente aspro a fargli interrompere le misurazioni, che riprenderà solo nel tardo aprile,
in quanto alla rigidità della stagione si aggiungerà una grave malattia che lo costringerà a letto. Mi spiace lasciarlo così preso male, il nostro Matteo. È faticoso relazionare sulle controversie lungo il confine con il Regno di Sardegna. È un confine di Stato. Mi giustificherò come un'alunna, la studentessa in pensione. E lui di rimando. Mi fa piacere vedere che il tema continua a suscitare il tuo interesse, malgrado il mio finora scarso coinvolgimento. Non penso però che per questo tu debba smettere di pensare alla tua, anzi nostra, biografia. Perché prima o dopo ci metterò le mani anch'io. Sono molte le cose che vorrei concludere positivamente entro il 30 ottobre, quando celebrerò l'ultimo giorno di lavoro. Dopo non smetterò certamente di lavorare, ma potrò farlo con più calma e senza scadenze poste da altri. Una condizione che comincio a desiderare fortemente. Allora spero proprio di potermi dedicare al nostro Vinzoni. Per ora, anche se sono in pensione, da oggi ho ancora troppe cose da fare circa vecchi impegni che devo onorare. Libri avviati che vorrei completare. Ho ancora tante idee e cose da fare che alle volte penso che mi ci vorrebbe un'altra vita per realizzarne anche solo una parte. Tra quelli che cercherò in questa vita di finire, spero proprio ci possa essere la nostra biografia vinzoniana. Continua quindi a lavorarci e non scordarti di mandarmene anche qualche pezzo più avanti. Ho avuto l'onore di avere un prezioso faldone del saggio Il filo e la matassa, per verificare che ero anch'io tra le insegnanti che lessero dopo la geografia e geografia e marxismo, per attingere ancora metodo e conoscenza. Ora si ha davvero la sensazione di vivere nell'ingarbuglio di una matassa e credo sia la storia, o meglio l'uomo, a soffocare lo spazio. Riemerge il ricordo di un giovane professore che mi insegnava a cogliere la relazione di interdipendenza tra geografia e storia. Se non c'è filo senza matassa e matassa senza filo, non c'è storia senza geografia e geografia senza storia. Nell'estate del 2017 a Gavi mi capitò di verificare che la cappella di Sant'Antonio, appena restaurata nel corso del recente ammodernamento della piazza in cui è ubicata, nella pianta di Gavi dell'Atlante dei Domini, sottoscritta dal brigadiere Matteo Vinzoni nell'anno 1772, era collocata diversamente. Un errore del cartografo? Devo riferire a Quaini, ho subito pensato. Vorrei anche che leggesse il mio lavoro sulle missioni del nostro Matteo oltre Giogo. Sto scrivendo della missione al Sassello nel rigido inverno del 1741 e di quella nota di ciò che ha bisogno per la provvigione, che mi fa sempre riflettere sul perché richiedesse pesce nel caso non ci fosse pesce. Resteranno congelate nel gelo del Sassello le mie riflessioni. A Novara, poco tempo dopo, leggerò sulla stampa online parole che non avrei mai voluto leggere. Ci ha lasciati un grande geografo, un grande amico e un eccezionale compagno delle nostre pratiche di ricerca. È scomparso Massimo Quaini, tra i più noti geografi, ambientalista controcorrente, ex professore di geografia dell'Università di Genova. Lo piange il mondo della cultura e in punta di piedi lo piango anch'io. Perdo il maestro che ho ritrovato dopo 40 anni, perdo l'amico saggio che mi guida ancora nella rielaborazione della conoscenza. Realizzo sgomenta che i miei capitoli sono rimasti in una cartelletta e che non c'è più chi tirerà le fila del mio lungo narrare sul nostro Matteo. Ma il compito va consegnato ed io, nel progredire della mia adultità, età decrepita la chiamava il Vinzoni riferendosi ai suoi 65 anni, continuerò a riscrivere del Vinzoni per sentire ancora il mio professore sollecitarmi la mente e scaldarmi il cuore. I paesaggi che Quaini si è lasciato alle spalle, al di qua della linea dell'orizzonte, si sentiranno orfani e soli, senza il suo sguardo attento e protettivo su di loro. Il paesaggio per lui era interessante in quanto contenitore di miti, sogni ed emozioni, a
accumulatore di metafore per capire le contraddizioni del nostro tempo. Clara Cipollina. Prego, quello che volevi dire prima. Sì, mi ero persa nel procedere dei lavori di questo bel momento e certamente sono parole queste di Clara Cipollina legate alla perdita di Guaini, che è stata una grande perdita per molti di noi che hanno fatto questi studi e non solo. E vi presentiamo a questo punto un altro piccolo documento. Si tratta di un abbozzo di romanzo che Guaini voleva dedicare a Matteo Venzoni. È un documento del tutto inedito e aveva immaginato, Guaini si immedesimava un po' nel personaggio di Venzoni e quindi aveva cominciato a scrivere questo romanzo che poi era più un gioco che una realtà, però ve ne leggiamo una mezza pagina. Allora, praticamente nella seconda metà degli anni 90, nel periodo di insegnamento in cui insegnava a Bari, Guaini abbozza questo romanzo che è ispirato alla figura di Venzoni e si intitola Storia di un cartografo e di una nobildonna, scritta in forma di romanzo epistolare. Il titolo prometteva molto. Purtroppo il romanzo non andò oltre i primi due capitoli, probabilmente interrotto dal rientro in Liguria e da impegni correlati. Questo è l'inizio praticamente, sì, quindi vi leggo una parte dell'inizio, diciamo. In una calda sera di luglio dell'anno 1756, una vecchia mula troppo carica arrancava per la ripida strada che da Bonassola sale al piccolo villaggio di San Giorgio. Il mulattiere la spronava, ben conscio dell'importanza del carico e della destinazione, ma con scarsi risultati che spazientivano il viaggiatore. Quanto deve durare ancora questo viaggio? Con questo caldo non se ne può più, interrogò il viaggiatore asciugandosi il sudore che colava per tutto il suo corpo straripante. La magnificenza vostra deve perdonare, le nostre strade sono queste che vedete e persino i muli fanno fatica, figuratevi i cavalli. Ma la prossima svolta saremo in vista di San Giorgio e della casa del colonnello Venzoni. La scorgerete isolata, appena a monte del villaggio. La mulattiera, ben acciottolata, aggirando la costa, si era finalmente fatta più piana. L'andatura non più a strappi consentiva al viaggiatore di guardarsi intorno. Il sole stava tramontando dietro la punta della Madonna. Sullo specchio marino cominciavano a passare leggere folate della brezza di terra proveniente dai monti sovrastanti la vallata a rinfrescare l'aria e gonfiare le vele delle navicelle che di promontorio in promontorio navigavano lungo la riviera. Con la mente ripercorreva il non breve viaggio per mare che da Genova, dalle severe aule del palazzo, lo aveva rimbalzato su questi pendii alpestri e soprattutto ripassava le istruzioni che aveva ricevuto dal Senato e che di lì a poco avrebbe dovuto rivelare non senza pena al colonnello Venzoni. Ruminando questi pensieri, si accorse di attraversare un villaggio fatto di povere case, alle quali muli e contadini stavano allora rientrando dopo una giornata di faticoso lavoro speso nelle vigne che circondavano l'abitato. Su un poggio sovrastante il villaggio si era finalmente materializzata la meta del viaggio, un palazzetto a due piani con una modesta loggia laterale. Qui, nelle pause del suo lavoro e nella bella stagione, risiedeva di preferenza il colonnello Matteo Venzoni, stimato cartografo della Repubblica.
che per il resto dell'anno teneva casa a Levanto. Nella piccola frazione di Montaretto amava ritornare per ritrovare le più lontane radici della sua famiglia, discesa a Levanto solo sul finire del secolo precedente. Qui amava ritirarsi per seguire da vicino la piccola azienda agricola e ritemprarsi con l'esercizio della caccia. Ogni volta che continui delicati incarichi da svolgere per il territorio della Repubblica gli davano tregua. Ma erano oltre 2 mesi che da Genova non lo richiamavano e il forzato riposo cominciava a venirgli a noia. Per questo dall'alto della loggia spiava con crescente e ansiosa curiosità l'avvicinarsi del forestiero. Con l'aiuto di un cannocchiale l'aveva presto identificato, ma non per questo era riuscito a calmare la sua ansia. L'aver riconosciuto nel misterioso viaggiatore, il segretario della giunta dei confini, col quale da molti anni lavorava e sempre in perfetto accordo, solo in parte lo tranquillizzava. Non era certamente senza gravi motivi che un personaggio così importante si era mosso da Genova per comunicare di persona. Ecco, e poi continua, ma io ho scelto di fermarmi qua. Grazie. Diciamo che il romanzo continua con il fatto che il funzionario del governo genovese gli dà la brutta notizia di una specie di critiche, di scandalo per il fatto che Matteo Vinzoni dalla parte opposta della Liguria nel Ponente aveva forse una storia d'amore con una nobildonna di Saremo. Quindi c'era un intreccio. C'era un intreccio. Ci sono più pagine. E poi aveva interrotto, sì. Bene. Allora, discussione. Se ci sono delle domande, delle curiosità. Ma io volevo, se posso, dal momento che si è registrato anche. Sì. Volevo. Buongiorno a tutti. Volevo soltanto riprendere un tema tra virgolette spinoso o comunque delicato, caldo, che è quello della nascita del Vinzoni, perché è vero che in tanti dicono che sia nato a Montaretto e se non sbaglio è quello che è riportato anche su Wikipedia. Ma in realtà, come tra l'altro è appena stato detto anche nell'abbozzo di romanzo di Quaini, in realtà i documenti dicono che è nato a Levanto. Riporto dal libro di Cipollina, pagina 13. Mi recai, prendo ovviamente a metà del paragrafo, mi recai pertanto a Levanto, dove nell'archivio parrocchiale della chiesa di Sant'Andrea, sfogliando il registro dei battesimati degli anni 1658-1715, verificai che Matteo Vinzoni fu battezzato nell'ora 18 del 10 dicembre 1690 e gli fu padrino il reverendo Giacinto Serra. Sempre dai registri parrocchiali si apprende che Matteo Vinzoni nacque a Levanto il 6 dicembre 1690 da Panfilio e da Lucrezia Manecchia di Sarzana, eccetera. Ecco, volevo soltanto riportare in auge un vecchio, così, una piccola cosa che però ovviamente per noi a livello locale è anche molto importante. Fare anche i complimenti alla presentazione, grazie mille di averci portato una ventata di studio su Vinzoni, che ovviamente se siamo tutti qui è perché tutti lo apprezziamo, quindi grazie mille. Allora, sulla questione spinosa io non entro nel merito perché io sono qui a presentare il libro di Clara Cipollina, a quello mi attengo. Non sono andata negli archivi per studiare in modo specifico Vinzoni,
Quindi vi restituisco il dibattito, che da un certo punto di vista è interessante, penso che da un altro punto di vista anche no, nel senso... Oddio, scriverò su Wikipedia un nuovo... No, non so chi l'abbia... Sì, certamente... No, su Wikipedia sì, ma voglio dire dal punto di vista sostanziale lui è l'uomo di questa terra. Infatti, siccome personalmente io non difendo i confini, però è una battuta sciocca, è molto interessante il fatto di chiarirlo. Chiederemo a Clara Cipollina altre conferme, dopodiché faremo una grande festa per l'anniversario di Matteo Vinzoni sul confine fra Levanto e Bonassola e Montaretto. Sì, e invece sono io a ringraziare di avermi chiamata, da semplicemente perché è evidente Quaini non è qui, se no sarebbe stato lui a presentare il libro di Clara. E comunque insistiamo sul fatto che è molto importante portare avanti questi studi, perché sono utili da un punto di vista della memoria storica, della valorizzazione di questi territori e anche la valorizzazione di una disciplina che è la geografia storica, che forse a livello accademico è ritenuta meno importante della geografia senza aggettivi. Noi geografi storici, anche se ci sentiamo geografi a tutto tondo, perché non è che facciamo solo della geografia storica, però come dice Clara Cipollini non c'è geografia senza storia, oltre che non c'è storia senza geografia, e quindi per noi il fatto che uno dei miei docenti diceva la geografia è una fotografia, la geografia storica è un film, quindi la geografia fotografa il luogo come è, la geografia storica ne racconta l'evoluzione, è l'anamnesi. Ecco perché Geminiani ricordava come è importante nella pianificazione del territorio ricostruire, perché se andiamo dal medico ci racconta per una cosa importante, ci chiede di raccontare qual è la nostra storia anche familiare, sempre più è importante l'eredità. E se non vi annoio troppo vi salto di palo in frasca. Sta accadendo all'Isola Palmaria, è accaduto che è stato fatto il passaggio da molti beni demaniali al comune e dal comune alle privatizzazioni. Sono probabilmente passaggi necessari, utili, non voglio entrare in questioni minute. Dico che fra questi beni demaniali c'è una bella casa ottocentesca, dal momento che è stata abbandonata dalla Marina, che ne era proprietaria e non se ne faceva più niente, è stata abbandonata per decenni. Si chiama Villa Smith, era stata costruita da uno dei soliti viaggiatori che hanno amato i nostri posti dal 700 anche prima fino qui. Anche ora, insomma, in avanti, e è stata lasciata degradare, e ora la soluzione sarebbe abbatterla per utilizzare gli spazi. Allora, io non lo so se è opportuno o non opportuno abbatterla, però il problema è che in un territorio come quello ligure costiero, non parlo della grande Genova che è piena di grandi meravigliosi patrimoni raccontati, dipinti, presenti in tutti i modi, noi parliamo dei nostri villaggi. I nostri villaggi nella Liguria, noi non abbiamo il campanile di Giotto, non siamo Firenze, non abbiamo non siamo Napoli, non abbiamo gli scavi di Pompei. La nostra antichità è l'Ottocento,
Allora, la Villa Smith che ha ospitato viaggiatori, ho scritto un libro molto carino, magari se questi contatti con la biblioteca di Levanto e con voi, io ho studiato tutta la vita mia la storia del territorio del Levante. Ecco, allora, per noi l'Ottocento è la nostra storia. E quindi abbattere l'Ottocento militare, ma anche l'Ottocento di certe costruzioni rurali, di certe ville rurali che sono state rarissime nella nostra costa così difficile, per noi l'Ottocento è il nostro campanile di Giotto, quindi secondo me andrebbe restaurato, ma forse uno scambio con la cittadinanza su questi temi che non vada contro anche delle necessità moderne, delle necessità politiche, ci mancherebbe. Però riflettere, non è che abbiamo tutto questo patrimonio. Spezia è una città che, se le togliamo i valori che sono quelli della sua rifondazione, che sono i valori di città militare, se le togliamo quello, cosa resta? Quindi, perché ho detto questo? Perché la geografia storica è quella che ci consente di ridare, come diceva Carlo Gemignani, ma soprattutto come ci ha insegnato a dire Quaini, di ridare ai luoghi i valori reali, non rivendicazioni senza ragione. Ecco, volevo fare questa digressione perché mi aiutaste a ragionarne. Posso dire una cosa? Certo. Mi alzo in piedi, ma mi ascoltate. Se no, mi sentite? C'è il microfono. No, io sono originario delle Cinque Terre, quindi questa terra la conosco bene. Vengo da Corniglia, sono nato a Corniglia, questa terra, la nostra terra, no, è vero che non ha storia, cioè il problema è che la storia bisogna recuperarla. La storia bisogna recuperarla e quindi questo è una questione fondamentale, perché il nostro territorio viene attraversato dai nuovi barbari che cambiano la mentalità delle persone e la modernità. Ci inchiniamo alla modernità. Non sto dicendo che dobbiamo tornare a quando io bambino a Corniglia spaziavo a 5 anni nel paese, non dico questo, ma Matteo Vinzoni e tutta la questione di Vinzoni è una questione direi strategica per questa terra, cioè recuperare Vinzoni e la sua terra, no? Per noi del Levante Ligure è fondamentale. Cosa vuol dire? Vuol dire che si vanno a recuperare il paesaggio, si vanno a recuperare i borghi, si va a recuperare quello che era prima della diciamo modernizzazione. Quando è arrivata la prima modernizzazione? È arrivata nel 1874, quando la linea ferroviaria ha attraversato i nostri borghi, no? Allora, a questo punto dico, grazie a Rossella, grazie alla professoressa, grazie alla professora che non c'è più, mi pare che sia andato via, siamo rimasti in pochi e quindi finisco subito, scusate. Ai comuni, ma lo dico ai comuni, cioè qui è un aspetto strategico, quello di recuperare i dati storici, perché sennò verremo spazzati via. Cioè, quindi il recupero culturale della nostra storia è fondamentale, altrimenti il turismo così com'è, faccio l'insegnante anche e ho avuto tanti studenti in questa zona, ci spazza via, ci toglie le radici. Ecco che allora la cultura è fondamentale e quindi questo è un evento di cui bisogna ricordare, bisogna continuare. Scusate la mia verve, ma è tanto che penso queste cose, come figlio di questa terra.
Allora, io volevo aggiungere anche un'altra cosa sul libro di Clara Cipollina. Questo studio in realtà non è concluso, cioè lei non conclude, ma anzi lascia aperto lo spazio a nuovi studi, tant'è che proprio alla fine del libro si trova una parte, uno strumento per procedere oltre, dove lei apre e dà delle indicazioni, oltre la bibliografia ovviamente, perché molto è ancora manoscritto, molto è ancora, diciamo, inedito e anche un po', come dire, disperso, non in una sede soltanto. E quindi il suo desiderio, che era quello anche ovviamente del suo maestro, è proprio quello di aprire, di lasciare un grande spazio, non di concludere, ma di dare la possibilità di recuperare e di ampliare tutti questi studi che sono stati fatti. Non a caso avevamo intitolato proprio Matteo Vinzoni e la sua terra. Perché la sua terra? Qual è la sua terra? La terra dove è nato, la terra dove è vissuto, la terra anche che ha percorso, perché lui ha percorso tantissime strade polverose, in modo disagiato, nel basso Piemonte, non solo in Liguria, non solo da queste parti, quindi e dovunque ha lasciato una traccia, e questa traccia noi la possiamo recuperare. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie. 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 Siete stati carinissimi. Propongo questa terra capitale della cartografia. Tra l'altro, a parte che l'anno prossimo saranno i 250 anni dalla morte di Vinzoni, praticamente era stato annunciato qualche anno fa la volontà di costituire un archivio, una fondazione Matteo Vinzoni, che però poi non ha avuto seguito. Mi dispiace, dai, va benissimo. Propongo questa terra capitale della cartografia. Io ci sto, al mio numero ci sentiamo, sì, per qualsiasi esigenza, va bene? Sì, ci abbiamo un sacco di materiali da portarvi. Sono molto interessante. Anche didattici per le scuole, un sacco di cose. Mi piacerebbe lavorare sulle scuole. E il Power, per esempio, che ha fatto Carlo. Peccato. Mi piacerebbe tanto, sentiamoci. Dai. Scusate, ma ho 20 minuti. Ci mancherebbe altro. Grazie. Grazie. Siete stati veramente accoglienti, grazie, perché è inutile tenere la cultura, si studia, poi rimane tutto nel chiuso, chiuso nei cassetti. Non ho parlato di lei, non sono stato a fare. Va bene, è stato un piacere.